Eccoci qui con un'altra puntata. In questa puntatona parleremo proprio di Federico II e di Manfredi e Carlo d'Angiò, quindi tutte le vicissitudini soprattutto relative a Federico II. Ma facciamo un recap. Chi era Federico II? Federico II era orfano di padre Enrico VI e di madre Costanza di Altavilla. A soli 3 anni, perché appunto padre e madre muoiono prematuramente, viene affidato a Papa Innocenzo III. Ricordiamoci che per anni c'era stato uno scontro tra l'impero e il papato per la lotta per le investiture e c'erano due fronti. Ricordiamoci, Guelfi, nome breve, è per papato, per il papa, pro papa, e i ghibellini invece erano pro impero, quindi ricordiamoci sempre questo aspetto, che c'erano i Guelfi e i ghibellini. Bene, che cosa succede? Papa Innocenzo III era un personaggio, era un papa decisamente particolare, perché i papi precedenti, rispetto a Innocenzo III, dicevano di essere i vicari di San Pietro. Invece Papa Innocenzo III dice di essere il vicario di Cristo, quindi il sostituto di Cristo in terra. Innocenzo III, che aveva un carattere molto forte, cercava di sottolineare il predominio, l'importanza del papato e la supremazia del papato, diceva che il papa aveva il potere direttamente da Dio, quindi ovviamente era sopra l'imperatore. La supremazia aveva la supremazia su tutti gli uomini, compreso l'imperatore, perché il papa era affiancato al sole, mentre l'imperatore era affiancato alla luna. Il sole era, è più forte, più potente, brilla durante tutto il giorno, mentre la luna brilla meno e soltanto di notte, ed è ovviamente dipendente dal sole. Quindi lui dice una cosa importante, che il potere regio deriva lo splendore della propria dignità dall'autorità papale, cioè il potere dell'imperatore è dipendente da quello del papa. Insomma, un'informazione abbastanza importante, soprattutto dopo anni e anni, se non secoli, di lotta tra imperatore e papa. Cosa succede a un certo punto? Che lui fa il Concilio Lateranense nel 1215. Lui si schiera contro i Patarini, i Valdesi, i Catari, contro le eresie, poi invece si schiera a pro gli ordini mendicanti come i Domenicani, i Francescani, e fu colui che promosse la Quarta Crociata. Quindi diciamo che Papa Innocenzo III può essere considerato un papa decisamente di carattere, poi che abbia fatto delle cose positive o negative, questo lascio a voi la valutazione, però sicuramente è stato un papa che ha voluto sottolineare la supremazia del papato rispetto all'imperatore. Ecco, allora Federico aveva 3 anni e non poteva di certo regnare. E ci fu una disputa tra i nobili tedeschi per il regno, perché giustamente un bambino di 3 anni non poteva regnare. Che cosa fa? Innanzitutto Papa Innocenzo III voleva tenere separati il regno di Germania e il regno di Sicilia. Perché questo? Perché c'era un motivo politico. Perché tenendoli separati si diminuiva il loro potere. Invece un'unione tra regno di Germania e regno di Sicilia voleva dire che era accerchiato dall'alto, il papato era accerchiato dall'alto e dal basso, a sud. Quindi che cosa fa? Cerca di tenerli separati. Incorona imperatore Ottone di Brunswick, che diventa Ottone IV, ma per molto poco, perché poi subito dopo lo scomunica per tradimento, e poi nomina re di Germania Federico di Svevia. Ma Federico voleva unire anche il regno di Sicilia, quindi adesso vediamo cosa succede. Nel 1215, quindi l'anno dopo, muore Papa Innocenzo III e nel 1220 Federico II diventa imperatore, viene incoronato dal Papa Onorio III. Era giovanissimo ovviamente Federico II. Poi successivamente arriva un nuovo Papa, insomma si susseguono tantissimi papi in questo periodo. E Gregorio IX era molto preoccupato per la forza, per le linee espansionistiche di Federico II. Era una persona, adesso lo vedremo, molto intelligente, molto acculturata, molto brava a fare le strategie, perché riuscì poi a non neanche fare delle battaglie, cioè a riuscire a creare degli accordi, dei compromessi senza dover andare a usare le armi. E che cosa fa Gregorio IX? Intelligente.
indice una nuova crociata, perché spera ovviamente in due cose. Una, che dal punto di vista religioso era quella di liberare Gerusalemme, ma come abbiamo visto spesso c'era dietro una strategia politica. Che cosa voleva fare? Voleva allontanare Federico II e quindi, allontanando l'imperatore, mandandolo in crociata, indeboliva il regno. Però che cosa succede? Federico II prende tempo, non vuole partire subito, anzi viene scomunicato dal Papa proprio per questo motivo, e nonostante la scomunica lui comunque decide a un certo punto di partire per la crociata. Federico II e l'amore per l'Italia. Questo è un titolo bellissimo, perché a un certo punto Federico II, infatti abbiamo delle belle costruzioni in tutta Italia fatte da Federico II, si innamora perdutamente dell'Italia. La Germania viene affidata al figlio Enrico, mentre lui si focalizza sull'Italia meridionale, quindi va spessissimo giù al sud Italia, che era il regno ereditato dalla mamma, da Costanza de Altavilla. E lui diceva questa cosa: se Dio aveva tante volte lodato quella terra, e intende Gerusalemme, chiamandola terra promessa, eccellente su tutte le terre, evidentemente non conosceva né la terra di lavoro, né la Calabria, né la Sicilia, né la Puglia. Ecco che lui era proprio innamorato della Sud Italia e si focalizza proprio su quello, quindi dà al figlio Enrico la Germania e lui si focalizza Sud Italia meridionale, e riesce anche a sottomettere l'aristocrazia normanna, in modo anche con delle buone astuzie, senza dover fare grossi spargimenti di sangue. Poi, tra l'altro, Federico II è stato un sovrano molto acculturato, molto curioso, molto interessato alla cultura, sapeva leggere, sapeva scrivere, e gli piaceva molto comporre poesie, suonare, cantare, tant'è che addirittura a Palermo istituisce un gruppo di poeti denominati i Poeti della Scuola Siciliana, che scrivevano proprio queste poesie d'amore in lingua volgare. Ma non solo, lui era un amante della caccia, un amante delle scienze naturali, un amante degli animali, e aveva persino una schiera di animali, di bestie, anche talvolta molto grandi, tipo gli elefanti, o molto feroci, come i leoni, le pantere, i leopardi, e se li portava dietro nei propri viaggi, insieme ovviamente ai propri tesori, alle proprie concubine e al proprio staff, chiamiamolo così. Tra l'altro, per quello che vi dicevo, Federico II è conosciuto anche per i numerosi castelli che fece costruire. Lui era itinerante, non aveva un'abitazione fissa, fece costruire diversi castelli, tra cui il Castel del Monte ad Andria, in Puglia. E poi, soprattutto, fa costruire e fa inaugura l'Università Federico II di Napoli nel 1224. Tra l'altro, facciamo un breve recap della nascita delle varie università, perché il Medioevo è stato molto importante anche per l'aspetto culturale. Bologna è stata la prima grande università nata a fine dell'undicesimo secolo, poi abbiamo Oxford in Inghilterra nel 1170, Parigi in Francia agli inizi del XIII secolo, e poi nel XII secolo nacquero diverse università italiane, tra cui Padova, Vercelli, Cremona e Firenze, e ovviamente poi abbiamo anche l'Università di Napoli, che tra l'altro l'Università di Napoli perché lo ha fatto Federico II? Certo, era interessato anche alla cultura, ma anche per un aspetto politico, perché l'Università di Napoli nacque non solo per una questione di cultura, ma contro l'Università di Bologna, dove molti studenti si trasferivano e vivevano lì. Quindi Federico che cosa fa? Invita gli studenti a venire a studiare a Napoli, quindi a trasferirsi e ad andare a studiare a Napoli. Tra l'altro vediamo un po' delle curiosità sulle università nel Medioevo, perché è interessante, noi oggigiorno paghiamo una retta direttamente all'università. Ecco, i docenti nel Medioevo venivano pagati direttamente dagli studenti, avevano una retta annuale molto alta, tant'è che
non tutti potevano permettersi di frequentare l'università, perché la retta annuale era di circa 100 lire ed era veramente tantissima. Lo stipendio annuo dei docenti era all'incirca, poi dipendeva ovviamente dalla notorietà, dalla fama del docente, 350 e 200 lire, quindi diciamo che con due rette annuali si pagava un docente. Non c'erano i libri perché erano troppo costosi, libri, parlo di pergamene, eccetera, e imparavano a memoria ciò che i docenti dicevano, quindi avevano una memoria molto, molto forte, ecco, molto robusta. Dopo un certo punto i manoscritti venivano divisi in fascicoli, di modo che magari lo studente poteva prendere in prestito una parte del fascicolo e ricopiarla. Poi i tempi per studiare indicativamente erano di 7-8 anni per il diritto e successivamente si poteva diventare avvocati, notai e podestà. Però ovviamente il podestà poteva diventarlo solo in una città diversa rispetto all'università per una questione di conflitto di interessi. E poi medicina, 5-6 anni indicativamente, quindi il diritto era più lungo come percorso rispetto alla medicina. Per avere il titolo di dottore bisognava trovare un maestro con cui fare un colloquio privato e poi sostenere due esami, uno privato e uno pubblico, quindi superato davanti agli altri. Se veniva superato brillantemente si diventava maestri di università. Quindi una curiosità interessante sulle università del Medioevo. Ma torniamo a noi con gli aspetti legati a Federico II, perché a un certo punto Federico II si scontra con i Saraceni di Sicilia, perché erano in Sicilia. Saraceni, che ricordo erano di fede musulmana, e questa battaglia durò tra il 1222 e il 1224. Una lotta vinta da parte di Federico II, però attenzione, perché Federico II si è sempre stato una persona molto anche vuoi perché aveva tante culture, era stato sempre attorniato da tante culture, da tanti popoli diversi, perché era cresciuto in mezzo ai tedeschi, ai normanni, ai greci, agli arabi, agli ebrei, era comunque tollerante. Quindi era a un certo punto non aveva necessariamente bisogno di sottomettere con la forza, tant'è che i saraceni poterono, nonostante aveva vinto Federico II, rimanere nei territori e professare liberamente e pubblicamente la propria religione, che era una cosa assolutamente inaudita per l'epoca. Invece Federico II era molto tollerante da questo punto di vista ed è questo forse il motivo per cui quando Gregorio IX, che abbiamo già visto prima, nel 1227 indice una crociata e invita ovviamente, Gregorio IX aveva l'obiettivo di mandarlo a Gerusalemme per diminuire il suo potere, però indice questa crociata per liberare Gerusalemme, che cosa fa? Federico II inizialmente tergiversa, non vuole andare perché non voleva spargimenti di sangue religiosi e infatti riuscì a farsi restituire Gerusalemme ad un certo punto senza nemmeno fare la guerra nel 1229, perché a un certo punto lui va a Gerusalemme, ma riesce a farsi restituire Gerusalemme proprio senza fare la guerra. Era un grande stratega, ma un grande diplomatico anche. Torna poi dalla crociata, quindi ritorna dalla crociata e nel 1231 fa queste costituzioni melfitane da Melfi, che è una città lucana. Che cosa sono le costituzioni? Sono sostanzialmente delle regole su come governare, regole anche molto innovative per l'epoca. Per esempio, non ci si poteva vendicare, c'erano dei giudici che potevano decidere, che giudicavano in base alla legge, e non è che uno poteva fare una vendetta perché quell'altro mi ha fatto un torto, allora mi vendico. No, c'erano delle regole dettate da questi giudici. Questa è una cosa molto innovativa del tempo perché comunque il fatto di mettere delle leggi o comunque mettere dei paletti su che cosa si può fare e che cosa non si può fare non era poi così scontato. E in tutto questo i comuni del nord Italia che fine hanno fatto? Ecco, a un certo punto entra in conflitto con i comuni che non lo supportavano, che erano quello dei Guelfi, giusto?
Come i Guelfi a un certo punto vengono sconfitti a Corte Nuova, Federico II ovviamente era stato poi aiutato dai comuni ghibellini, quindi che si erano affiancati a lui. Che cosa fa? Prende il carroccio di Milano e lo porta fino a Cremona, trainato da un elefante. Infatti c'è un'immagine che potete trovare anche su internet, con il podestà di Milano legato al carro. Questo per indicare: non vi ribellate perché verrete sconfitti, perché i Guelfi, i comuni Guelfi, furono sconfitti. Ma non finisce qui. Papa Gregorio IX lo scomunica nuovamente per la seconda volta nel 1239, ovviamente perché lui si era messo contro i comuni Guelfi che erano pro-papato. Più tardi muore Gregorio IX e arriva Papa Innocenzo IV, che ha come obiettivo quello di annientare completamente Federico II. E tra l'altro lo fa in un modo unico perché lo scomunica per la terza volta nel 1245 e infatti Federico II fu l'unico che fu scomunicato per ben 3 volte. L'imperatore cerca ad un certo punto di trovare un accordo, ma Innocenzo IV non ne vuole sentire parlare, scioglie addirittura il giuramento di fedeltà dei suoi sudditi, che è una cosa gravissima, vuol dire che i suoi sudditi non devono essere più fedeli all'imperatore, quindi ovviamente a rischio omicidio. Addirittura ad un certo punto presero il figlio Enzo dai bolognesi e fu chiuso in una torre nel palazzo a Bologna che oggi porta il suo nome, Palazzo di Re Enzo. Quindi ce l'hanno su non solo con Federico II, ma ovviamente con tutta la sua famiglia. Fanno una vera e propria crociata, il Papa Innocenzo IV, sostenendo addirittura che Federico II è l'anticristo, e quindi ce l'hanno proprio su a morte con Federico II. Cosa succede? Nel 1250 Federico II muore sconsolato, da solo, è stato realmente l'ultimo grande imperatore del Medioevo, ha fatto comunque delle cose importanti anche dal punto di vista culturale, infatti è stato chiamato Stupor Mundi, cioè lo stupore del mondo per la sua personalità, per la sua intelligenza, per la sua cultura, quindi sicuramente alcune cose positive anche dal punto di vista culturale le ha fatte e bisogna riconoscergliele. Chi sono stati i suoi successori? Inizialmente Corrado IV, che muore nel 1254, quindi 4 anni dopo la morte di Federico II, senza neanche riuscire a diventare imperatore. Quello che ci interessa è Manfredi, che era il figlio illegittimo, che diventa invece re di Sicilia. E quindi adesso vediamo che cosa succede con Manfredi. Eccola qua, la battaglia di Montaperti del 1260, perché abbiamo i Guelfi di Firenze, che erano pro-papa, e i Ghibellini di Siena, che erano pro-imperatore. Manfredi che cosa fa? Aiuta, ovviamente, i Ghibellini a vincere, e va, li supporta e vince. E Papa Urbano IV, preoccupato proprio della potenza di Manfredi, perché stava diventando sempre più potente, vuole trovare un avversario, vuole riuscire a trovare qualcuno che potesse osteggiare Manfredi. Ricordiamoci una cosa, quindi dobbiamo rivedere una cosa del passato, che i Normanni, 2 secoli prima, si erano dichiarati vassalli della Chiesa e quindi, essendosi dichiarati vassalli della servitori della Chiesa, il regno di Sicilia era un feudo della Chiesa, quindi era di appartenenza alla Chiesa. E che cosa fa il buon Papa Urbano IV? Dice: io ricordo che 2 secoli fa il regno di Sicilia i Normanni avevano detto questo, e quindi il regno di Sicilia è un nostro feudo. Quindi io posso nominare un re all'interno un re di Sicilia e lo nomino io. E così è stato. Lui nomina re di Sicilia e questo ha portato ovviamente a cercare, tra l'altro era figlio del re francese Luigi IX, a cercare un avversario potente contro Manfredi. Quindi l'obiettivo era quello di creare un attrito tra i due e indebolire entrambi, perché poi la sostanza era quella.
cosa succede? C'è uno scontro a Benevento nel 1266, dove c'è Carlo d'Angiò da un lato e i Manfredi dall'altro. Manfredi muore, tra l'altro Dante lo cita nel Purgatorio dicendo: biondo era e bello e di gentile aspetto, ma l'un de cigli un colpo aveva diviso, perché appunto era stato, aveva avuto questa morte orribile in battaglia. E da questo momento inizia il dominio angioino nel sud Italia. Però attenzione, questo dominio angioino perse qualche pezzo, perché perse presto la Sicilia dopo la guerra del Vespro del 1282. Il Vespro vuol dire tramonto, e che è un episodio che portò i siciliani a volersi liberare dagli angioini e chiesero aiuto a chi? Al re spagnolo d'Aragona. Ci furono 20 anni di guerra per poi arrivare ad una pace, dove re Pietro III promise di tenere il regno di Sicilia fino alla sua morte, e dopo la sua morte invece sarebbe stata restituita agli angioini. Ma così non è stato, cioè dopo la morte di re Pietro III non fu restituito il regno di Sicilia agli angioini. Benissimo, abbiamo tantissime altre cose da dirci nelle prossime puntate e ti aspetto come sempre sui miei canali social, su Instagram, su Facebook, e ti invito anche ad iscriverti qui sopra attivando la campanella per avere le notifiche di quando posto i nuovi video. A presto!